Buongiorno a tutti, sono Marco Correzzola, assessore ai servizi sociali, giovani e sport del Comune di Miede. Oggi al mio fianco abbiamo tutto il comparto dell'organizzazione dell'evento del 27 maggio, cioè la mototerapia, e vorrei presentarvene uno a uno. Abbiamo alla mia destra Francesco Paraporti, presidente dell'associazione Ricordando Andrea, Luigi Bragion, vicepresidente della Proloco, Amedeo Arrisio, presidente del Leo Club di Raga, alla mia sinistra Cristian Rizzato, presidente del Motor Club Frankfurt Road, Lorenzo Ravazzani, che è il membro del Club Lupi 4x4 di Rovio, il dottor Edoardo Sturaro, che presenterà la sua tesi proprio in quella giornata, e il vicepresidente della Fondazione Istituzioni Riunite, Rodrigo Serafini. È un evento che si compone di diverse partecipazioni, come vedete. Oggi purtroppo non è presente il presidente della società Noverim SRL, che è il primo sponsor di questo evento, il quale metterà a disposizione un'ingente somma per fare questa attività. È una giornata totalmente dedicata alla disabilità e spero davvero di avere diverse persone che provino questa esperienza. Un'esperienza nuova che nel nostro territorio non è mai stata fatta, quindi la partecipazione ovviamente è richiesta numerosa. Un grazie va davvero a tutti loro, perché si sono messi in gioco in prima persona, anche con i loro responsabili, i loro soci. L'evento ovviamente è molto pesante anche per noi, ne parlavamo pochi minuti fa, perché ovviamente comporta un ingente numero di persone a questa partecipazione, e spero davvero di potervi vedere tutti e abbracciare anche questi ragazzi che proveranno un'esperienza totalmente nuova. Sì.